Siamo con l'allenatore del Follonica Sergio Silva dopo questa vittoria per 4-1 con il Vercelli. Come hai visto questa partita? Come ti è sembrata nel complessivi 50 minuti? Sì, è una partita giocata con intelligenza, con qualità, contro una squadra complicata da affrontare, con molta qualità individuale. Io penso che una vittoria è giusta perché avevo un vincitore, penso che poteva essere solo Follonica. Abbiamo sofferto poco, se non in quei 3-4 minuti che Leo ha preso il blu. Abbiamo quasi sempre controllato, abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanti gol nell'ultimo terzo della pista. Potevamo gestirla ancora meglio, però va bene così, è un periodo un po' complicato. Abbiamo avuto l'infortunio di Alberto ieri. Oggi all'inizio del secondo tempo mi ha sentito qualcosina Federico, quindi quando ti trovi ad avere uno, due, a volte anche tre giocatori in meno, bisogna chiedere agli altri di dare qualcosa in più, loro danno sempre. Chi è entrato oggi è stato all'altezza della squadra, quelli più giovani, hanno dato la mano quando serviva, quindi la gestione penso che sia stata fatta bene anche da parte loro. Si vince, penso che si è vinto di squadra oggi, questo per me è fondamentale. Hanno giocato in una situazione particolare, hanno giocato tutti, anche grazie all'espulsione di Leo, è entrato anche Irace. Credo che questo sia un segnale positivo perché tutti si sono veramente fatti trovare pronti nel momento del bisogno. Ha giocato Claudio Bracali, Oscar ormai è costante. Credo che sia un segnale positivo questo qui da prendere in esame anche per le partite future. Loro sanno che noi abbiamo bisogno di tutti, siamo stati in emergenza fino e lo siamo tuttora. Ieri purtroppo abbiamo perso Alberto, penso che per tutta la stagione. Un ragazzo che primo anno con noi, delle 19 partite che avevamo disputato lui aveva giocato in 16, una media intorno ai 15 minuti a partita. Non ci sarà più, c'è Oscar, ci saranno altri, c'è Claudio e altri ragazzi della nostra cantera che si allenano e che possono giocare con noi. Loro sanno che io mi fido. Io oggi quando è entrato Claudio eravamo 4-1, mancavano ancora 7 minuti, quindi non è che la partita era finita, però per non rischiare Federico, Nando arriva da un mese e mezzo di stop, ha bisogno di meno minuti magari consecutivi in pista, devo dare riposo a Dada, devo dare riposo a Pablo che comunque erano 3 settimane che non si allenava, è arrivato da noi, ha fatto un lavoro e piano piano adesso riprenderà anche la parte fisica, e loro sanno che abbiamo bisogno di tutti. Se tutti danno questo tipo di contributo io sono più che contento e sarà così fino alla fine. Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Alberto Cabiddu e ci salutiamo.